Questa ve la devo proprio raccontare. Da piccola ero abituata a mangiare la carbonara così come la preparava mia madre, con la pancetta, le uova intere molto cotte, il parmigiano, niente pepe. Insomma, mi piaceva pure, eh? Poi feci la prima comunione e mio zio che abitava a Roma mi regalò un viaggio lì da lui. Mi portò a mangiare in una trattoria tipica e io ordinai la carbonara. Fu la vera prima carbonara della mia vita. Il piatto che mi portarono davanti non era neanche lontanamente somigliante a quello che avevo mangiato io o che mi aspettavo di ricevere. Era così cremosa, lucida, profumata, insomma, me ne innamorai e chiesi al cuoco di spiegarmi come l'avesse realizzata. Fu preciso in tutti i passaggi, ma non mi disse la quantità degli ingredienti. Mi disse: per la carbonara, signorina mia, bisogna andare a cuore, anzi, a pancia. Così, tornata a casa, feci la mia prima carbonara e da quel momento la preparo sempre come me l'ha spiegata lui. Oh, sia chiaro, mia mamma la fa sempre allo stesso modo, eh?